Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e ora finalmente dopo aver ucciso Fate Seed siamo nella zona di suo fratello Jacob per liberarla il prima possibile e fare fuori finalmente anche lui. Grazie per avermi tirato fuori, mi chiamo Jess. Se sei qua per fare a botte con la setta, suppongo che tu conosca già mio zio Dutch. Senti, non ho tempo da perdere, quindi vado dritta al punto. Stavo seguendo uno degli zeloti di Jacob. Lo chiamano il cuoco. Sì, non fa molta paura, ma fidati, è un pazzo psicopatico. L'ho quasi trovato, ma poi mi ha beccata una pattuglia di Edeniti. Mi serve il tuo aiuto, non possiamo perdere questa pista. Ha massacrato un sacco di innocenti da queste parti. Non possiamo fargliela passare liscia. Muoviamoci, abbiamo già perso abbastanza tempo. Seguimi. Va bene, capo. Da questa parte. Da quello che ho capito comunque nel video passato, dopo che abbiamo ucciso Fate, mentre parlava il padre. Visto, è il suo biglietto da visita. Degli innocenti, Cazzo. bruciati vivi. Peso. Comunque, quello che mi è parso di capire dal video è che Fate non era sua sorella, Quella setta stava effettivamente peggio. sua sorella. Portano via da casa tua, dal bar, pure dalla chiesa. Non importa dove sei. Poi decidono in che categoria sbatterti. Debole o forte. Sai, Jacob sta tirando su un esercito. E chi non può o non vuole combattere per lui, finisce sottoterra. Dice che spoltisce il bestiame, massacrando gli innocenti. Non ci credeva nessuno, perché nessuno ha avuto il coraggio di crederci. Stavo dicendo, non penso sia effettivamente sua sorella, ma una persona devota alla sua causa, sì, dopo che è stata appunto imbottita di droghe, come ha detto lei. Cazzo, la fa cotta tutti questa? Vediamo un po'. Oh, è un cecchino. Bestia. Poi penso che anche lei, insomma, sia un... cioè, cerchi di Poi c'è il nostro aiutarmi. uomo, il cuoco. È uno dei preferiti di Jacob, quello che guida la sua epurazione. Il cuoco si è bevuto tutte le stronzate di Jacob, ma il figlio di puttana la pagherà per quello che ha fatto. Se tu... se tu, Jess, sei come Boomer, Non ti Cheeseburger e hanno quegli ucciso altri, quasi? io userò sempre te, assolutamente. Un cecchino con le frecce infuocate è bellissimo. Oh. Diamo un'occhiata. Attenzione. Allora, un tank in fondo. Merda, non lo vedo da nessuna parte. C'è della gente in gabbia, però. Allora, Trattano come degli animali. prima che mi vedono, Entreranno in almeno gabbia. li segno tutti. Ok, facciamolo. Ma senza troppo casino. Se ci vedono, gli ostaggi sono morti. E come facciamo però? Allora, il tank dovrebbe morire per primo, ma mi serve di spalle. Dai, 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 dai. No, sono fossato. Ce l'abbiamo fatta? Quasi. Ok, dovrebbero essere finiti tutti quanti, liberiamoli. Grazie per avermi liberato, dice. Aiutaci, mi è passata tutta la vita Due davanti agli occhi. e tre. Ce ne sono altri. Aiutami, ti prego. Grazie. Mi ha portati risalito sulla la montagna. montagna. Oddio, grazie. Ce n'erano altri. Mi ha portati Ci sulla sono montagna. altri sulla montagna. Ok, Va muoviamoci. bene. Vuoi sapere Vediamo, perché sono lì, niente. cuoco? Un paio di anni fa, Jacob ha mandato uno dei suoi a prendere una famiglia, con genitori e figli. Per prima cosa li ha affamati. Non gli ha dato neanche un goccio d'acqua. Dopo 3 giorni avevano così sete che hanno iniziato a bersi il piscio. Ma i bambini non volevano farlo.
quindi i genitori li hanno obbligati. E i bambini hanno vomitato tutto. Il cuoco non ha gradito, quindi ha impalato i genitori sotto il sole rovente. È una bestia. Madonna. È un cazzo di animale. Un momento, ho sentito qualcosa. Hanno sparato. La missione secondaria vicino, ma non mi interessa adesso. Punto sovraelevato, eccolo qua. Vediamo subito. Ah. Vediamo cosa succede. Se c'è solo lui. Stanno per giù. Quindi che devo fare? Ah, ok, ce ne stanno altri, eccoli qua. Ne ho visto uno. Allora, cecchino, cecchino. Sì, tiriamo st'arma e... Ci avessi il silenziatore sulla pistola sarebbe... assurdo. Comunque, bella uccisione uguale. Non hanno nessun diritto di Ah, ce ne stanno questi sotto, però prima... Sono in un mare di guai. Tu. E così ci siamo. Un altro. Bene. No, non l'ho preso. Ah, grazie. A posto. Sono altri prigionieri all'abisso. Vuole bruciarli vivi. Vuole dare fuoco a tutti. Ti prego. Grazie per aver salvato il cuoco. Mi uccideranno. Grazie, vice. Il cuoco ha portato gli altri all'abisso. Andiamo. All'abisso? Come su Dark Souls. Segui Jess ancora. Guardati le spalle. Quindi il cuoco ha impalato i genitori e ha deciso di dare un po' d'acqua ai bambini. E poi ha chiesto loro se volevano del cibo. E i bambini stavano morendo di fame, quindi hanno detto sì. Ci ha fatto mangiare i genitori, scommetti? Il cuoco ha chiesto se volevano del maiale. Hanno risposto di sì. Quindi è andato dai genitori. Ha tolto loro le scarpe e ha iniziato a fare il gioco del maialino che va al mercato, staccando le dita. Il sangue scendeva come da un rubinetto. Il cuoco aveva un sorriso a 32 denti mentre offriva i pezzi di carne ai bambini. Che bestia, davvero. Questo... Non tocca ammazzarlo con un proiettile, questo. Allora, qua c'è qualcosa... No. Dai, però, Jess, veloci. A un certo punto sono finiti i maialini. Quindi si è fatta una risata e ha dato fuoco ai genitori. E l'aria si è impregnata di quell'odore disgustoso di carne bruciata. Non dimenticherò mai quell'odore. Quando hanno smesso di urlare, mi sono guardata in giro e lui era sparito. Sparito come una sorta di demone nella notte. Comunque, è per questo che lo chiamano il cuoco. Che cazzo. Devo trovare assolutamente un modo per farlo morire lentamente, ma... Come? Non sarà facile. Ok, penso che ci siamo quasi. Diamo un'occhiata più da vicino. Allora, più in su. I deboli sono impuri e indegni. Eccolo lì. Aia. Le loro anime c'ha il lanciafiamme. Beh, oddio, ho trovato il modo. Gli faccio quindi scoppiare il lanciafiamme. E uno. Ne ho ucciso uno. Brucia, brucia con la luce del nostro padre. Dai, più vicino. Ecco qua, due. Sacrifica il debole. Adesso però devo scendere per forza. Giusta fiamma.
You are on the... the... brink. Chi è, che cazzo? C'è uno so... merda. Tu sei un cadavere. Vediamo se posso. No, non sono riuscito purtroppo, però vabbè. Peccato. No, oh, parla. Dutch aveva ragione. Il cuoco è morto. E non provo niente. Volevo soltanto trovare quest'uomo. E ora... non so... non so più cosa devo fare. Dutch ha avuto ragione su un sacco di roba ultimamente. La setta, Eli... forse avrà ragione anche su di te. Senti... se hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, chiamami e... grazie. Per tutto quello che hai fatto. Prego. Adesso ti metto subito come aiutante. Passatemi il termine perché non mi ricordo assolutamente il nome. Sai, Vince, fosse per me saresti morto da un pezzo. Ma Joseph ha in serbo qualcosa per te. Vuole parlarti. Ecco quello che farai. Non temere, i miei cacciatori ti porteranno da lui. Siamo tu in dici, ballo, eh? E probabilmente arriva adesso. E invece mi hanno preso. Non si sa da dove, ma ce l'hanno fatta, vabbè. Uno di voi sarà forte. Non di nuovo. Di una mossa, bellezza. Lo so che soffri. Dio ti dà, Dio ti toglie, no? Ma non sei l'unico che viene messo alla prova. Lo sai che avevo una moglie? Bellissima, vero? Eravamo in attesa del primo figlio. Ed eravamo poco più che due ragazzini. Ero terrorizzato. Diventare padre. Come avremmo fatto coi soldi? Ma era tranquilla. Aveva fede che sarebbe andata bene. Lei ha sempre avuto fede. Poi un giorno andò a trovare una sua amica. Un incidente e... Dio toglie. Mi portarono in ospedale, dentro a una stanza assieme a questo esserino pieno di tubicini. E tutti mi dissero di essere forte, perché la mia piccola se la sarebbe cavata. Dio la stava tenendo d'occhio. E mi lasciarono lì da solo con lei. L'ho solo guardata. Era la mia bambina. Così innocente, così indifesa. Al mondo aveva soltanto me. Un nessuno che veniva dal nulla e senza niente. E in quel momento... ho capito che Dio mi stava mettendo alla prova. Mi mise davanti alla mia esistenza e l'unica cosa che dovevo fare era una scelta. Appoggiai la mia mano sopra la sua testolina. Sentii chiaramente il suo profumo.
poi pregammo insieme. Chiesi saggezza. Chiesi di aprire la forza. Così capì e vidi il piano di Dio per me. Presi tra le mani quel tubo di plastica che era attaccato al suo viso angelico e lo strinsi forte. Iniziò a scalciare, scalciare. Poi si fermò. Immobile, in pace. Ricorda Dio, dai Dio. Toglie il dolore, il sacrificio. Sai, tutto fa parte della sua prova. Dobbiamo dimostrare di saper servire Dio, a prescindere da ciò che chiede. Sei stato bravo. Ancora questo? La prossima volta quello che devo fare lo so. Cazzo, ho quasi provato compassione per quel pazzo psicopatico malato del padre. Bene, sfoltisci il bestiame. Mannaggia da me. Che cazzo è? Oddio. No, dai. No. Che palle sta cosa. Ho pigiato la R3 per l'attacco corpo a corpo, ma ci mette la vita. Addestrarsi, cacciare, uccidere, sacrificarsi. Ma tanto ammazzo tutti adesso. Fatta. Però chissà perché fa tutta sta cosa. Perché un lavaggio del cervello, ma boh, è stranissimo. Ah, sei là. Dove? Ah, ecco. Uno e no. E due. Sì, sacrifica il debole. Questo che è? Uccidi. Ok, va bene, dove siete? Mi ammazzo tutti quanti adesso. Addestrarsi! Bene. Ah, è lui! Non male. Morte ai deboli! Guarda tu! Eccolo qua, finito! Siamo mezzi morti, sicuro. Tutto sto sangue. Ci salviamo sempre per miracolo. Cazzo. Va bene. Io direi di finire qua il video. Dopo questa rivelazione sulla storia passata del padre, che mi ha fatto rimanere anche male. Come va? Non ti si vede in giro da un pezzo. Ai Whitetail farebbe comodo il tuo aiuto. Fai un salto alla tana dei lupi se riesci. Qui c'è molto da fare. Ok, dicevo che mi ha fatto rimanere male. E non me la sento per il momento di continuare. Devo assolutamente assimilare tutte le informazioni che mi ha dato e la pazzia del padre.
Quindi se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, commentate, condividete, sostenetemi ed iscrivetevi al canale. E alla prossima.